Finito l'alfabeto, ora però impariamo a scrivere. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua il corso di calligrafia moderna. Pensavate che con la lettera Z finisse il tutto? Eh no, cari miei. Ora dobbiamo mettere sul rigo tutte le lettere che abbiamo imparato a fare. Come? Innanzitutto legandole tra di loro. Da oggi qualche esercizio che vi permetta di sciogliere il braccio e acquisire dimestichezza con la brush lettering. Nel frattempo continueremo anche con l'alfabeto, con le stampatello maiuscole e minuscole, che sicuramente sono più facili del corsivo e quindi andranno di pari passo con gli esercizi che man mano faremo. Cosa dobbiamo fare? Io vi dirò come fare gli esercizi e voi li svolgerete autonomamente. Se vorrete potrete anche postarmeli sulla pagina Facebook di Arte per te, di cui qua sotto vi allego il link. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, non lo dico tanto spesso perché ormai lì siamo anche lì un'enormità, però sappiate che su Facebook c'è la pagina attiva di Arte per te che vi aspetta per mostrarmi tutto quello che fate e per approfondire una serie di corsi che facciamo in maniera così online. Allora, cosa dire? Quindi vi farò fare alcuni esercizi che voi dovrete provvedere autonomamente a fare e poi esercizio dopo esercizio vi mostrerò qualche lettera in divenire dell'alfabeto a stampatello. Non so quante, una, due, tre, cinque, scopriamolo insieme spostandoci sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per il video di oggi, un taccuino, io ho preso questo di Tiger che è molto carino, in cui conservo tutte le nostre lezioni del corso, dalla A fino ai giorni nostri, è una penna con cui vi trovate bene a scrivere. Io qui ho la Food Pen della Pentel che è meravigliosa, ma se volete, stamattina ero un po' incerta su cosa, con cosa fare il video, ecco, e allora ho fatto una cernita di tutto quello che mi poteva essere utile per scrivere, ecco qua. Se vi interessa vi faccio, anzi indipendentemente dal fatto che vi interessi, perché secondo me è necessario, vi faccio prossimamente il video su tutte le tipologie, o almeno quelle che ho io, di materiali per scrivere con la brush lettering, con la calligrafia moderna, tutte quelle penne che possono essere usate per questo scopo. Oggi comincio ad assegnarvi degli esercizi. Vi ho fatto vedere l'alfabeto corsivo, maiuscolo e minuscolo, tutte le lettere, vi ho detto anche di allenarvi. Adesso però dovremmo cominciare ad unire queste lettere tra di loro e allora c'è bisogno di avere innanzitutto il tratto sempre uguale e soprattutto una fluidità di gesto che permetta che la scrittura venga sempre movimentata, pressata allo stesso modo, e quindi via con i tecnicismi, gli esercizi. Il primo esercizio che vi propongo è il più semplice, i tratti ascendenti verticali. E allora, senza non vi consiglio di usare quaderni a quadretti o quaderni a righe per la scuola, perché sono troppo guidati. È bello anche che ognuno preservi il proprio stile e quindi la propria calligrafia. Il tratto ascendente, quindi dal basso verso l'alto, ricordiamoci che deve essere sottile, quindi tanti tratti sottili uno accanto all'altro. La difficoltà sarà mantenere il tratto sempre con lo stesso spessore e soprattutto mantenervi sottili. Due pagine di questo, ora poi alla fine vi assegno i compiti, poi due pagine di tratto discendente. Fatto questo, fate altre due pagine di ascendente obliquo
e altre due pagine di discendente obliquo. Ok? Benissimo. Diciamo che la prossima lezione sarà alla settimana prossima o tra due settimane, non lo so ancora. Dovete farvi trovare pronti. Quindi almeno questa settimana fate una pagina di ogni esercizio. Dopodiché cominciamo a fare un esercizio combinato. Quindi ascendente, discendente, ascendente, discendente, ascendente, discendente. Una paginetta di questo e anche una paginetta del suo contrario, discendente, ascendente, discendente, ascendente, discendente, ascendente, discendente, ascendente. Ok, questi per adesso i tre esercizi per la prossima volta. E adesso volto pagina, su questa pagina ci ritorneremo e cominciamo a fare l'alfabeto. Il maiuscolo prenderà due spazi, il minuscolo un solo spazio. Quindi ascendente, discendente, A, e la minuscola discendente, pancia discendente, voilà. Nello stampatello minuscolo è anche comunque usata la normale A. Però con la gamba dritta. Così. B. C, discendente, e si restringe verso l'ascendente, C come la maiuscola però più piccola, D, discendente grossa, e la pancia, discendente, ascendente sottile, discendente grande. E si scende grossi, la food è proprio, ha proprio questo tratto sgranato bellissimo. F scendo di un rigo se non si capisce niente. Io preferisco fare quella di sopra leggermente più spessa, non come quella laterale, ma leggermente più spessa. La mia G, la G comune. Possono essere fatte entrambe. H, discendente. Discendente,
minuscolo, discendente, ascendente, discendente, I, ve lo faccio spostato, eh? Non fate mai l'errore, la I maiuscola è sempre senza puntino. J, discendente, poi ascendente, se volete alla linguetta. E J scende giù a piedi rigo, quindi è uguale, leggermente più sottile. Anche questo segue la stessa regola. Il maiuscolo senza puntino, il minuscolo col puntino, solo che scende sotto la riga, ok? K, discendente, ascendente, discendente. K è uguale maiuscola e minuscola. Quindi L maiuscola minuscola. Ok? Tratti discendenti, orizzontale o discendente e stop. E mezzo alfabeto è fatto. Scriviamo le mossette. 1, 2, 3. 1, 2. Questa la sapete fare perché è uguale a in quella in corsivo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, discendente 1, 2. 1, 2, 3. Di tutti i versi e da quale cominciare, quindi 1, 2, 3, vi faccio le foto che troverete sia qui che nel blog di Arte per Te. Queste le trovate alfabeto, stampatello, maiuscolo e minuscolo. Quindi vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Mi raccomando, fate tutti gli esercizi. Via, ora sta tutto nelle vostre mani, o meglio ancora sulla punta dei vostri pennelli e delle vostre penne per calligrafia. Nel box informazione io vi lascio sempre una lista molto dettagliata di tutto il materiale per calligrafia che potrebbe tornarvi utile. I pennarelli, tutte le penne della Pentel, non perché io collabori con la Pentel, ma sono quelle sicuramente con cui io mi trovo meglio e che durano tantissimo, perché anche questo nel brush lettering è molto importante, che la punta della penna non si consumi troppo velocemente. E devo dire che tra tutte quelle che ho usato fino a questo momento, la Food, mi pare, della Pentel si mantiene fantasticamente. Comunque, i link di quello che mi piace lo trovate qua sotto nel box info, se vi interessa. Detto ciò, io spero che questo corso vi stia piacendo, fatemelo sapere qua sotto. Naturalmente io non sono un'espertissima in brush lettering, diciamo che ho imparato poco prima di fare le lezioni, perché è una cosa che mi ha interessato nell'ultimo anno e mezzo e quindi sto mettendo in pratica le mie conoscenze. Diciamo che ci alleniamo insieme, mi alleno con voi, quindi qualunque suggerimento è benvenuto, qualunque testo voi vogliate sottopormi all'attenzione è benvenuto, io non potrò fare altro che prenderne atto e attenzionarlo. Se questo corso vi piace, scrivetemi un bel pollice in su in una bella grafia e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Vi aspetto anche sugli altri miei canali, Ombretta ed Arte per Te, i link li trovate qui dove c'è lei col pallino e giù nel box informazioni. Venite anche sugli altri canali, ci si diverte un sacco, promesso, parola d'onore.
Ci divertiamo anche su Due Cuori e una Cappa insieme a Gabriele a cucinare e a combinarne di ogni, e su Ombretta si chiacchiera dell'universo femminile a 360 gradi. E poi naturalmente, se volete, andate a trovare Potino e Gabriele in Poti Toys, perché lui è lì, vero? Salutali! Ciao! Che mi dice anch'io. E allora andate a trovare anche Poti Toys, eh? Poti Toys è il canale di Enzo e Gabriele in cui trattano di giocattoli. Andate a scoprire anche quel mondo ludico, tutti i link utili nel box informazioni qualora vi interessasse. Basta cianciare, andate ad allenarvi e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto, ciao, alla prossima! Ciao!